Fabrizio Buricchi, assessore alla cultura. Siamo alla seconda edizione nello stesso anno di questa giornata di prevenzione sanitaria gratuita che si terrà a Seano questa domenica. Sì, questa domenica, domenica prossima, domenica 25 a Seano, alla Pista Rossa. Siamo riusciti insieme ai Lions a rimettere insieme tutte le associazioni, quelle più importanti che operano sul territorio, tutte le associazioni di volontariato, e per costruire questa giornata di visite gratuite per tutta la nostra popolazione e non solo. Quindi noi vi aspettiamo domenica prossima dalle 9:30 di mattina giù a Seano. Noi crediamo che la prevenzione sia assolutamente importante, sia fondamentale. Ecco, questa giornata, come tutte le altre che si sono succedute nella provincia organizzata da Lions, abbiano questo ruolo, debbono essere effettivamente da stimolo per costruire un vero progetto di prevenzione e per curarsi veramente. Ecco, questa è la vera cura, prevenire. Sindaco Doriano Cirri, il comune di Carmignano supporta questo importantissimo evento di prevenzione sanitaria, un'attenzione particolare da parte vostra per il sociale e per la sanità. Sì, l'amministrazione comunale di Carmignano ha sempre dato una grande attenzione alla sanità e al sociale. Ringraziamo quindi il Lions Mediceo e il Presidente in modo particolare per questa iniziativa e tutti coloro che collaboreranno, in particolar modo le associazioni di volontariato. Io voglio approfittare per lanciare un messaggio ai cittadini: bisogna, più che curare, bisogna prevenire, quindi fare controlli, in questo caso sono tutti gratuiti, e poi camminare molto, fare attività motoria e mangiare bene. Camminare, mangiare bene e attività di prevenzione. E quindi un sollecito a tutti i cittadini a tenere in conto di queste regole che la sanità mondiale ci ricorda continuamente. Ecco, nelle regole di prevenzione che tu hai citato c'è un po' la descrizione del vostro comune, perché mangiare bene, camminare, credo che siano tutti i presupposti per fare di Carmignano un'eccellenza in questo senso. Sì, era sottinteso questo. L'altro giorno abbiamo fatto un'inaugurazione dei fichi secchi, grande prodotto tradizionale, fra un po' ci sarà la fiera, ecco. Domenica prossima ci sarà anche l'inaugurazione della filiera corta qui a Carmignano, quindi bisogna cercare di cambiare piano piano gli stili di vita, perché la cura è già un problema grosso, costa troppo, e poi quando siamo già ammalati, insomma, è un rimedio secondario. Bisogna non ammalarsi, e per non ammalarsi bisogna seguire queste regole fondamentali che dicevo prima: mangiare bene, controllarsi e muoversi un pochino di più di quello che stiamo facendo, allora, magari lasciando la macchina un po' più lontano dal posto in cui si deve andare. Francesco Messineo, Lions Club di Carmignano, e allora si parte con questa importante prevenzione sanitaria gratuita che viene riproposta questa domenica a Seano. Sì, direi che si replica. Per noi oramai, come distretto 108 LA Toscana, è diventato un appuntamento ricorrente. Questo per noi a Carmignano è il secondo anno in cui ci presentiamo con questa iniziativa. È un'iniziativa fortemente sostenuta e voluta dal nostro governatore Bianucci, che quest'anno in modo particolare ci ha indicato questo tipo di service come uno tra i service principali. A Carmignano abbiamo già fatto un'iniziativa l'anno scorso, non di questa portata, è stato, diciamo, sono stati allestiti gli ambulatori medici all'interno del palazzo comunale. Quest'anno invece, come in altre piazze, ci cimenteremo in una iniziativa sulla piazza di Seano, alla Pista Rossa, dove andremo ad allestire una serie di strutture di tende pneumatiche e ambulatori mobili, all'interno dei quali andremo a effettuare queste visite gratuite. E devo dire che anche le associazioni di volontariato del territorio hanno collaborato in modo molto assiduo all'organizzazione di questa giornata, e ringrazio in particolare le Misericordie di Carmignano, le Misericordie di Seano e la Misericordia di Comeana, insieme al Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta,
che in qualche modo anche ho l'onore di rappresentare in questo momento. Le Misericordie hanno messo a disposizione degli ambulatori all'interno dei quali, oltre alla piazza, verranno effettuate delle visite su determinate patologie. In rappresentanza delle associazioni che saranno impegnate a Seano, Biasio, Barbara, e sarà una grandissima iniziativa per le persone e per la prevenzione. Sì, direi proprio di sì. Ecco, niente di... Le vostre associazioni sono tutte in prima fila? Sì, io rappresento l'associazione l'assistenza medica di Comeana, compresa di Carmignano e Seano. Pensiamo che sia un grosso evento, ecco, per il territorio di Carmignano sul comune. Chi è che va ringraziato? Innanzitutto va ringraziato il sindaco, l'assessore Buricchi, che ci ha reso partecipe a questa giornata molto importante, credo. Raffaele Scalise del Lions Club Carmignano, ci siamo allora per questa riproposizione della prevenzione sanitaria gratuita, tutti in prima fila impegnati per farlo diventare un evento magari fisso nel tempo. Speriamo, è una delle iniziative dei Lions che diciamo più mi piace, perché qui noi diamo la nostra professionalità e il nostro tempo, quindi non beni materiali. E c'è lo specialista, c'è chi carica e scarica lettini e sedie, c'è chi fa la conferenza stampa, c'è chi monta le tende e poi le rismonta e magari si va a vedere e poi sono le solite persone. Questo è un motivo per cui mi piace. L'altro motivo è che queste cose si fanno soltanto insieme alle associazioni, all'amministrazione, perché è una cosa troppo impegnativa e quindi il fatto di lavorare insieme lo vedo molto importante, specialmente in un momento come questo dove insomma le cose lo sappiamo come vanno e se vogliamo che vadano meglio ci dobbiamo impegnare proprio tutti collaborando. Io naturalmente ringrazio tutti perché non ce l'avremmo fatta da soli a fare una cosa del genere. Ringrazio quindi l'amministrazione per tutto quello che ha fatto, le associazioni per tutto quello che hanno fatto e speriamo quindi che domenica vada tutto bene.